Allora, questo è un argomento di geometria delle masse che già abbiamo affrontato, lo ripetiamo, no? Questa è una figura delle, avete delle misure date, vi dovete trovare il baricentro tramite momento statico e poi voglio che troviate, cioè, non voglio, non lo faccio io, ve lo spiego, ci troviamo il momento di inerzia rispetto agli assi baricentrici, ok? Quindi dobbiamo trovare il baricentro della figura tramite momento statico e poi, una volta trovato il baricentro, dobbiamo trovare il momento di inerzia rispetto agli assi baricentrici con il teorema di trasposizione. È chiaro? Adesso, questa è una figura delle. La prima cosa da fare qual è? È dividere la figura in due rettangoli, no? In modo tale che noi conosciamo le aree. Quindi dividiamo la figura, ok? E scriviamo figura 1 e figura 2. Ci siamo? Subito dopo ci troviamo graficamente e analiticamente. Cosa? Analiticamente ci troviamo l'area, graficamente ci troviamo la posizione del baricentro delle singole figure. Quindi scriveremo G1. Sapete come si trova graficamente il baricentro di un rettangolo? No? Tramite le diagonali. Prima operazione, quindi area 1. Base per altezza, quindi 3 per 12. 3 per 12. 3 per 12. Tutto questo è 12. 3 per 12 è uguale a 36 centimetri al quadrato. Area 2, 3 per 7. Vedete? Base per altezza uguale a 3 per 7, 21 centimetri quadrato. Sommiamo, facciamo la sommatoria delle aree. 21 più 36 fa 57 centimetri quadrati. Fino a qui è tutto a posto? Adesso, per trovare il baricentro, noi tramite il momento statico ci troviamo sia x di g sia y di g, ovvero sia le coordinate del baricentro. Prima però bisogna fare cosa? Chi si ricorda? No, bisogna, vi ricordate? Mettere l'asse y e l'asse x coincidente con i bordi esterni della nostra figura, quindi y e x. Subito dopo, per evitare equivoci, iniziate a numerare questa distanza. Se tutto questo è 12, la metà di 12 quant'è? 6, quindi 6 centimetri, vabbè, 6 centimetri. La metà di 3 quant'è? È 1,5. Subito dopo, da G2, che sarebbe il baricentro, la metà di 3 quant'è? 1,5. Mentre invece, per arrivare sulla 6y, abbiamo che 1,5 più 3 quanto fa? 4,5. Quindi questa distanza è di 4,5. Vedete? Fate questa operazione prima, perché? Perché il momento statico è dato dalla sommatoria delle masse per le distanze. Le distanze voi le dovete prendere dal baricentro, ok? Quindi S di X, momento statico, dove? Invece di quanto le pratiche. Scusa, da qui a qui? Ah, questo è 7, ha ragione. 3,5 più 3, e io facevo questo, bravo, 6,5, bravo. Sì, perché la metà di 7 è 3,5 più 3 è 6,5.
momento statico rispetto all'asse x. La formula, se vi ricordate, era questa: sommatoria delle masse per le distanze, no? Vi ricordate? E quindi y era s di x uguale a sommatoria delle masse. Adesso, siccome qui abbiamo le arie, dobbiamo sostituire alle masse le arie. Quindi, se noi sostituiamo questa formuletta che veniva da questa dimostrazione, vi ricordate? M1, M2, M3. Questa era y1, y2, y3. Questa era l'asse x, no? Vedete, questa veniva da s di x uguale alla sommatoria delle masse per le distanze y. Vi ricordate? Adesso noi abbiamo le arie. Quindi al posto delle masse sostituiamo le arie. Quanto sono le arie? 2. 2. Quindi uguale area di 1 per la distanza che c'è tra G1 e la 6. Quanto è? 6. Ci siamo? Più area 2 per la distanza che c'è tra G2 e la 6. 1,5. Quindi sostituiamo, abbiamo 36 per 6 più 21 per 1,5. Fate questa 6 per 6. In momento statico si misura in centimetri al cubo. Ok, quindi troviamo subito la prima coordinata, yg. Quindi yg a che cosa uguale? Se noi sostituiamo a questa formula, s di x è 247,5 centimetri al cubo diviso la sommatoria delle masse che sono le arie, 57 centimetri al quadrato. Fai questa divisione. 4,34 centimetri. Adesso ascoltate, prolungate, oh, per non fare casino sul vostro foglio da disegno, prolungate la base e prendete 4,3 qui. Quindi andate con la squadretta, se 3 qua, facciamo finta che questo è il mio yg, che è uguale a 4,34. Ok? Vabbè, lo potete prendere pure qui, no? Cosa? Yg è la coordinata, la prima coordinata del baricentro che mi sono trovato. Adesso mi devo trovare x di g, quindi faccio sommatoria delle y, quindi s di y uguale a sommatoria delle masse per x. Sostituendo abbiamo, le masse sono sempre due, area 1 e area 2, quindi area di 1 che moltiplica, ascoltate, questa volta la x è questa, area di 1 che moltiplica la distanza che c'è tra il baricentro g1 e l'asse y per 1,5. Più area di 2 che moltiplica questa distanza qui, quant'è? 6,5. Sì, perché l'avevamo trovato prima. Quindi abbiamo 36 per 1,5 più 21 per 6,5. Mi dici quanto fa? 190,5 centimetri al cubo. Ricordatevi che il momento statico si misura in centimetri al cubo perché è dato dal prodotto di un'area che è in centimetri quadrati per una distanza che è in centimetri in questo caso, no? Adesso la x di g, che è l'altra coordinata baricentrica, è data dalla formula inversa s di y diviso la sommatoria delle masse, quindi 190,5 cm diviso 57, 3,34. Quanto? 3,34. 3,34 cm. Ascoltate, adesso questo 3,34 lo prendete dallo spigolo, vedete qua, da questo punto. Allora, se questo è 3, questo è 3,34, ok? 3,34 x di g. Che fate? Prolungate questa,
nell'incrocio fra le due rette c'è il bacino. Ok, queste le chiamate x di g e i, scusate, x di g e y di g sono le coordinate baricentriche. Adesso dobbiamo trovare il momento di inerzia. Riposatevi due minuti. Sono andato a trovare.